benvenuti ai ragazzi del liceo di Airola in provincia di Benevento. Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai ragazzi del liceo Salvatore Di Giacomo che da San Sebastiano al Vesuvio. E benvenuta alla preside del liceo di San Sebastiano. E noi siamo qui per una possibile sinergia e quindi una volontà che abbiamo espresso le due organizzazioni, Festival della Filosofia in Magna Grecia, che nasce nel 2008 qui in Campania, e Romane Disputationes, che poi più avanti saranno illustrate dal professore Marco Ferrari. Noi abbiamo espresso questa volontà. Come accade spesso per condizioni quasi fortuite, o perché il caso, come diceva Jung, non esiste, quindi c'è una necessità che le cose accadano, grazie al nostro amico, il professore Emanuele Troisi, siamo stati accompagnati proprio in questa possibile collaborazione. E oggi sigleremo in maniera anche ufficiale il nostro protocollo d'intesa. Quindi queste due istituzioni faranno già qualcosa di, diciamo, rivoluzionario. Nell'ambito del Festival della Filosofia in Magna Grecia ci sono una serie di attività in varie località della Magna Grecia. Noi siamo da 11 anni, dal Cilento alla Basilicata, alla Sicilia, Puglia e poi anche in Grecia. E nelle giornate del festival noi realizziamo una serie di attività per rendere fortemente esperienziale la filosofia, quindi pratiche filosofiche all'interno di questa di questo progetto didattico, che ha un suo valore riconosciuto da anni e qualcuno tra voi ha già partecipato in maniera attiva. Quindi con Romane Disputationes abbiamo immaginato che parte del festival, una sezione che è quella dedicata ai concorsi, sarà poi i ragazzi che saranno premiati parteciperanno quindi con una borsa di studio al concorso Romane Disputationes. E come mi anticipava il direttore di Romane, il professore Marco Ferrari, anche i ragazzi che vinceranno quindi il concorso saranno poi nostri borsisti al Festival della Filosofia, in particolare ad Elea. Quindi siamo partiti con quest'idea un po' folle, ma vogliamo, come dire, immaginarci un futuro che ci accompagniamo, che siamo vicini in questa nuova formula, questa formula anche innovativa di avvicinare voi ragazzi proprio alla filosofia, perché la filosofia è proprio una scienza del fare e questo lega tutti noi, queste organizzazioni come altri, come anche professori motivati che continuano a far appassionare ciascuno di voi a questa disciplina straordinaria che è la filosofia. Quindi ringrazio i nostri ospiti, ma siamo in una mutua forma di una visione comune che ci accompagna, e quindi è questo che continueremo a realizzare. Prego. Allora, io sono veramente emozionata e felice di in qualche modo di essere qui con voi, con tanta parte della filosofia praticata, vissuta, trasmessa, e quindi siamo qui ragazzi insieme a dei filosofi, quindi abbiamo davvero l'opportunità di aprire quella che poteva o doveva essere, o noi immaginiamo che fosse un agorà, un dialogos effettivamente proficuo, che faccia crescere in noi domande, interrogativi, meraviglia, come sapete la filosofia produce
prima di tutto meraviglia, secondo alcuni sgomento, meraviglia, felicità. Abbiamo parlato prima, chi mi ha preceduto, di tante emozioni. Il tema è di quelli veramente fondativi, cultura, linguaggio. Cultura, linguaggio, io direi anche, perché invece anche una componente antropologica, io sono anche antropologa culturale, e ovviamente dicendo antropologia culturale, la cultura, la definizione di cultura è uno degli obiettivi e dei campi in cui anche gli antropologi si sono cimentati e mossi. Pensate che in antropologia ci sono circa 300 definizioni su che cosa sia la cultura. E stasera ci interroghiamo con la vostra partecipazione anche, ragazzi, e con la vostra curiosità su che cosa possa essere oggi la cultura o le culture, che cosa possono essere i linguaggi e il linguaggio, ma i linguaggi che, come diceva la preside, ci avvolgono in queste, come diceva Gertz, la cultura è quella rete di significati che noi stesso costruiamo come esseri umani e nei quali noi molto spesso restiamo impigliati. E quindi in questa rete di significati si muovono tanti saperi e tante riflessioni. Io passo la parola al professore Marco Ferrari, che introdurrà i due relatori e poi magari anche il terzo dei relatori. Abbiamo l'opportunità di avere vari aspetti con il dottor Rodrigo Rodriguez. Vedremo, appunto, attraverseremo uno di questi linguaggi a cui facevo riferimento prima, e quindi avremo la possibilità di avere una visione, come si suol dire, olistica di quello che può essere la cultura da vari punti di vista. Prego. Scusate, ma eccoci. Allora, intanto volevo ringraziare moltissimo Pina Russo e gli interventi che ci hanno introdotto questo pomeriggio, perché se siamo qui è perché alcuni insegnanti desiderano fare bene il loro mestiere e desiderano conoscere, che non è scontato. Romani di Sputationes, come è stato detto anche prima, nasce proprio dall'intuizione che qualcosa, se interessa, deve toccare il tempo libero sia dei ragazzi sia degli insegnanti. E toccando il tempo libero, un po' come quando tocca il portafoglio, ci si mette in gioco, ci si mette in gioco interamente. E il desiderio di questo percorso, che è poi diventato un concorso, che si chiama appunto Romani di Sputationes, è quello di portare i ragazzi a abbeverarsi alla fonte della ricerca filosofica, cioè portarvi là dove si fa ricerca, là dove si studia, là dove il pensiero è vivo, è vivace. Non che il pensiero non sia vivace in classe, tutti noi sappiamo quanto sono belle certe lezioni e certi dialoghi tra di noi, ma chiedere a persone che fanno della ricerca la loro vita, l'orizzonte, di comprendere di più l'orizzonte nel quale si stanno muovendo su certi temi, su domande vere, su domande reali, domande che scuotono, questo è stato l'inizio ed è continua a essere il senso di questo percorso. Per cui essere qui a Napoli, essere qui con voi, con il Festival della Filosofia in Magna Grecia, come nuovo partner, diciamo così, una nuova amicizia in questo cammino filosofico, ci rende davvero contenti di questo e grati di essere qui. Io do inizio al nostro dialogo e pongo la prima domanda al professor Eugenio Mazzarella, che insegna filosofia teoretica qui alla Federico II di Napoli, e chiedo a lui di introdurci alle due parole, le due grandi parole di oggi, che sono appunto cultura e linguaggio. Gli chiedo in maniera proprio socratica: che cos'è la cultura, che cos'è il linguaggio, come il linguaggio esprime la cultura, come la cultura modifica, plasma il mondo, e viceversa come il linguaggio può modificare la cultura. Per cui gli cedo subito la parola per questo primo intervento e poi procederemo con gli altri interventi. Va bene, allora io, ringraziando di questa occasione
che è la seconda volta che partecipo, soprattutto poi nella mia città, mi fa davvero piacere anche con gli amici delle due associazioni, ho veramente collaborato, quindi grazie di cuore. Allora io, per rispondere a questa sollecitazione molto brevemente, nei 10-15 minuti in cui siamo tenuti, cominciare col porre un po' un problema di definizioni, no? E poi cercare di vedere il nesso tra queste definizioni. Insomma, linguaggio si sente? Sì. Sì. Allora, linguaggio, che quando vale lo stesso con lingua, fondamentalmente significa lo strumento di comunicazione usato dai membri di una stessa comunità. Quando parliamo bene all'interno di quella comunità, diciamo ad esempio che parliamo con proprietà di linguaggio. In un senso più ampio, però, è la capacità e la facoltà propria agli esseri umani di comunicare pensieri, esprimere sentimenti e in genere di informare altri esseri sulla propria realtà interiore, sulla realtà esterna, per mezzo di un sistema di segni vocali o grafici. Il linguaggio è lo strumento di tale comunicazione, di tale espressione. E questo, diciamo così, per definire un po', diciamo così, il lemma linguaggio. Veniamo adesso al lemma cultura. Beh, cultura lo possiamo intendere secondo almeno due grandi definizioni, cioè l'insieme delle cognizioni intellettuali acquisite attraverso lo studio, la lettura, l'esperienza, l'influenza dell'ambiente rielaborata in modo soggettivo e autonomo diventano, diciamo così, la propria cultura, no? Che aiuta a costruire la propria personalità, no? Quando in modo molto familiare, diciamo, bisogna farsi una cultura, significa immettersi in un percorso di questo tipo, è quello che in teoria la scuola vi aiuta ad avere, anche l'università, forse ancora più in teoria che la scuola. Però cultura in senso più antropologico significa anche il complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche e scientifiche, delle manifestazioni spirituali e religiose che caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico. In realtà, da queste definizioni dovrebbe venire, dovremmo, diciamo così, dovrebbe essere intuitivo che stiamo parlando, userò un linguaggio aziendalistico, del core business dell'umano. In realtà stiamo parlando di ciò che caratterizza un vivente rispetto a tutti gli altri viventi. Non a caso la definizione aristotelica che conoscete è quella, in latino sono gli animali razionali, siamo lo zoon logon econ, cioè quell'animale che ha il linguaggio. Dove però la prima notazione è che logos significa insieme, questo è un altro nesso fondativo, pensiero e linguaggio, i due lati dello stesso foglio. Poi ovviamente gli studiosi, ci sono varie opzioni, come si interagiscono a vicenda questi due lati del foglio, ma fondamentalmente quando parliamo di pensiero, di linguaggio e cultura, noi stiamo parlando del nesso pensiero, linguaggio, cultura. Insomma, potremmo dire che il linguaggio è il modo in cui veniamo al mondo, no? Non solo nel senso che si nasce sempre in una comunità di parlanti la stessa lingua, la lingua madre, no? La lingua materna, ma nel senso più ontologico fondativo che è nel linguaggio che noi istituiamo il mondo, istituendo noi stessi, ponendo in opera noi stessi. È nel linguaggio, nella presa di parola, che la capacità di indicare questo, l'esterno, il mondo, nel dettaglio delle cose del mondo, la capacità di dare nomi
e insieme però anche riflessivamente di indicare se stessi, di dire io. No? Il linguaggio è questo. E questa capacità di istituire il mondo indicando un fuori di noi e indicando noi stessi a noi, cioè di dire mondo e io, questo nesso, in realtà è quello che ci distingue dagli animali, che pure hanno un linguaggio, il linguaggio delle api, ma in realtà non nel senso di questa consapevolezza con cui abitiamo lo strumento che ci abita, cioè il linguaggio. Nel linguaggio noi scopriamo il mondo e scopriamo noi nel mondo, il mondo che abitiamo, e lo scopriamo come luogo oikos, termine che vale la casa, no? La propria casa. E la casa, l'oikos, il luogo che abitiamo nel mondo, è la propria storia determinata come appartenenza a un luogo che però è sempre un'appartenenza comunitaria, in una comunità. Una comunità di parlanti che si trasmette il testimone nel volgere delle generazioni. E che cosa? Si trasmette il testimone nel volgere delle generazioni del suo specifico modo di essere al mondo, quel modo che ogni comunità coltiva, il senso del colere, cultura ha lo stesso etimo della cultura, cioè della coltivazione, no? Cioè si tratta di accudire, far nascere e continuare a far nascere quel ciclo vitale di un organismo spirituale che è una comunità nel proprio linguaggio, no? Per dirla con un autore che mi è caro, Heidegger, che ha molto insistito su questo, in termini radicali, il linguaggio è poietico del mondo, no? Dove dire che è poietico del mondo significa dire che il linguaggio è poietico della relazione io-mondo, no? Cioè qui linguaggio poietico è nel senso proprio della, il linguaggio è Heidegger in modo molto, diciamo, abbastanza complesso, ma qui semplifichiamo moltissimo. Cioè, il linguaggio è la poesia originaria, che non ha tanto a che fare con la poesia dei poeti, no? Quello che studiamo nei manuali di letteratura, ma vuol dire che il linguaggio è l'atto poietico generativo dell'umano. Poesia, poesis, e fare, poiein. No? Il linguaggio è la prima cosa che un vivente fa diventando uomo, no? Cioè il linguaggio è una parola performativa, fa quello che dice, cioè fa io il mondo, fa il mondo umano, no? Su questo carattere performativo dell'umano è modellato il potere creatore di Dio. Voi ricorderete certamente Genesi, no? All'inizio era il Logos, cioè il prologo del Vangelo di Giovanni, e poi Genesi. Se li leggete insieme, in realtà andiamo al cuore archetipico del nesso linguaggio-cultura. All'inizio era il Logos, e il Logos era presso Dio. E che cosa fa ontologicamente questo Logos? No. Questo lo sappiamo dal libro di Genesi, dalla narrazione biblica della creazione del mondo. No? Crea il mondo dando nome alle cose, non solo a tutti i viventi sulla terra, ma già alla prima differenziazione tra terra e cielo, le acque, la luce e le tenebre. No? Tutto questo plesso concettuale Heidegger lo condenserà in qualche espressione famosa, cioè che il farsi mondo del mondo è verità di parola, no? Accade, è evento di parola. Il mondo è fatto di parola. La prima poiesi del mondo
In questo senso la prima presa del mondo è nel linguaggio, no? Il mondo è istituzione di parole. Poi in Heidegger c'è anche il privilegio della poesia, quello che trovate nei manuali di letteratura dei poeti, perché chi sono i poeti? I poeti sono quelli che nel loro lavoro spirituale, nel loro lavoro letterario, fondamentalmente sono i sacerdoti che custodiscono, anche se gli altri non se ne ricordano perché magari sono affaccendati nel linguaggio tecnologico, come nel mondo d'oggi, insomma i poeti sono quelli che ricordano, no? Questo fuoco originario, questo carattere poetico della parola, no? Per usare un'espressione di Luzzi, la poesia in questo senso, quando è memoria di questa capacità poetica del linguaggio, di questa capacità nominativa dell'uomo in quanto uomo, sa dire la statura vera delle cose, no? Questo fa la poesia. E questo, diciamo così, un po' un inquadramento un po' più, diciamo così, aereo filosofico, diciamo, del tema, ma 5 minuti se ce l'ho ancora per scendere un po' più nel dettaglio. Adesso andiamo un po' più di quello, sì, ma tradotto, io capisco, cioè, tutto questo potrebbe anche darsi che sia bello a sentirselo dire, ma in che impatta sulla nostra vita? A parte la fascinazione, se volete, anche retorica di un discorso ben fatto, sicuramente meglio di me in questo pomeriggio. In realtà questo vuol dire che il linguaggio, la lingua che parliamo, che porta dietro di sé una cultura, influenza il nostro modo di stare al mondo e persino il modo in cui funziona e lavora il nostro cervello, no? Ad esempio, impadronirsi veramente di una lingua, anche impararla meglio, questo è stato un acquisto peraltro della pedagogia, proprio per sottrarre la lingua al suo mero valore strumentale. In realtà, sì, nei manuali ormai trovate lingua e cultura latina. Chi veramente vuole entrare in un linguaggio, in realtà, se c'entra veramente, entra nella cultura e nel mondo di cui quel linguaggio è stato espressione e a cui quel linguaggio ha dato espressione. Nelle parole, in ogni parola, come dire, vive un substrato culturale. Anche quando noi siamo molto più parlati dal linguaggio, senza neanche saperlo, anche dai suoi stereotipi, di quanto noi lo parliamo in modo consapevole, no? Il poeta, per tornare ad Heidegger, è quello che lo usa nella massima consapevolezza donativa di senso. Noi per lo più, diciamo, dal linguaggio siamo parlati, siamo portati, no? Ma ad esempio gli studi ci dicono che questo nesso tra linguaggio, cultura, mondo, no? Che quel nesso linguaggio cultura istituisce, è evidente quando, in modo comparativo, vediamo ad esempio, si fa evidente quando vediamo ad esempio un uso della parola in lingue diverse. Ad esempio la parola drago, che in realtà figurativamente rappresenta quell'animale un po' mitologico che getta il fuoco, non so se vi raccontano, io sono stato alimentato a favole, diciamo, e a cartoni animati di questo tipo. Adesso vedo della roba che neanche capisco. Però spesso quando capisco, esatto, cioè, Toro di Spapo, l'ho visto, costretto da mia figlia, ci sono i draghi buoni e i draghi cattivi. E stiamo giusto arrivando in argomento. Nel senso che nel Trono di Spade ci sono due possibilità di drago. Il che vuol dire che drago significa due cose, può significare due cose in culture diverse. E nella cultura cinese, drago, il dragone, l'anno del dragone, cioè,
Drago è una parola rispetto a un inglese, ad esempio, è una parola che ha una valenza positiva, cioè il drago è fortuna, no? Porta fortuna, cioè, e invece per gli inglesi drago è quello che San Giorgio deve uccidere, no? Perché è il mostro di Loch Ness, cioè lo stesso oggetto viene nominato con una parola che è un oggetto comunicativo, diciamo, è molto, se ci sono dei linguisti fucilatemi più tardi, diciamo, però diciamo che in realtà la parola drago ha risonanze emozionali e cognitive piuttosto diverse, completamente diverse. Questo per dire che non c'è, che il linguaggio non è uno strumento neutrale. Noi siamo fatti dal linguaggio che parliamo, no? C'è, in altri termini, un substrato culturale al linguaggio. Un'altra notazione, questo substrato culturale, che è anche un substrato emozionale, cioè di valori portati dal linguaggio, negli studi ha fatto ha reso evidente, ad esempio, che la madrelingua resta il vettore della morale e dell'etica, cioè dei valori comportamentali. Questo perché? Perché nel linguaggio materno, il linguaggio materno reca con noi ci trasmette valori, emozioni, divieti, mentre invece quando usiamo un'altra lingua, poiché siamo spinti ad usarla in modo strumentale, utilitaristico, come mero meccanismo di scambio, nello scambio linguistico l'emozione non passa, fondamentalmente, o passa molto di meno, cioè devi trasportarti nell'altra cultura, il che vuol dire che tu alla fine la lingua materna, che quindi poi la tua cultura, ti porta dietro un pacchetto di valori che viene in una qualche misura neutralizzato nell'incontro con l'altra lingua. Questo meccanismo è alla base del problema del dialogo tra culture, della difficoltà che c'è nello scambio linguistico, che è uno scambio culturale, che è un'arena di incontro, che però può essere sia un incontro nel senso del venirsi incontro, ma può anche generare uno shock culturale che è un'occasione di scontro, no? Perché un altro linguaggio è portatore di un'alterità che mi può mandare in ansia, che noi oggi vediamo molto. Ma ad esempio, studiando alcune tribù, ci sono dei linguaggi di alcune tribù dove non c'è, sono linguaggi senza numero. Ecco, quel tipo di cultura non sa far di conto, ad esempio, no? Vado a finire. Questo per dire che il linguaggio ci abita, noi abitiamo il linguaggio e certo c'è una base comune. La linguistica fino a 70-80 anni fa aveva un modello per cui c'era un determinismo stretto tra linguaggio e cultura, per cui c'era la tesi di Worf che fondamentalmente non si poteva davvero capire uno che non parlava la tua lingua. Questi in realtà studi successivi hanno mostrato che non è così, perché c'è una base comune, però c'è una differenziazione.
Il problema è abitare le differenziazioni del linguaggio, il problema è abitare la Babele e fare della Babele un'opportunità di incontro e non una distruzione, una possibilità di distruzione. E, vabbè, però io mi fermerei qui a questo. Cedo il microfono. Prendete appunti perché dopo tocca a voi, eh? Chiedo scusa se passo. Allora sì, proprio su quello che il professore ci diceva in maniera così interessante, che con cui chiudeva il suo intervento, la Babele, la possibilità quindi di, più che di scontro delle diversità, di incontro di delle diversità e dei linguaggi, io volevo a questo punto coinvolgere e cogliere veramente un'occasione eccezionale che abbiamo, coinvolgere il dottor Rodrigo Rodriguez, che è imprenditore, che è uomo del fare nel senso diciamo totale del termine, è un imprenditore, è un grande designer, collabora in una, è fondatore tra una delle case più importanti del designer italiano e tra le altre cose è il direttore di Scuola Italica, quindi è, come dire, uno dei portavoce nel mondo della identità italiana e della cultura italiana, però attraverso altri linguaggi, cioè è proprio un esempio concreto di come si possono costruire strategie di senso, nominare il mondo, diceva il professore qui accanto a me, ma quindi anche cose che hanno strutture simboliche, che oggetti d'uso, ma oggetti simbolici che concorrono a definire la nostra italianità. E qui vengo a questa parola, forse in questo momento molto logora e molto usata, di identità italiana o di italianità. Con il vostro lavoro e le vostre ricerche avete contribuito continuamente a creare dei totem identitari, avrebbe detto Lévi-Strauss, e quindi a lei faccio questa domanda. Ha ancora senso parlare di identità come appartenenza ad una cultura? E è possibile oggi parlare quindi di identità culturale anche attraverso i molteplici linguaggi che lei stesso utilizza per realizzare nel suo lavoro oggetti, forme di design, identità italiana nel mondo e, aggiungo, i processi di globalizzazione e quindi queste continue contaminazioni culturali sono un'occasione? O sono invece o la globalizzazione finirà con l'omogeneizzare e distruggere le diversità? Questa è una delle paure della nostra postmodernità. Prego. Farei partire un filmino, ma prima devo fare una dichiarazione di tipo emotivo. Per me la filosofia è una cosa fondamentale, perché tocca il fondo di noi. E quindi in questo momento sono emozionato e sono afflitto da un timore reverenziale. Punto. Filmino. Gli italici sono cittadini italiani in Italia e fuori. I dalmati e i loro discendenti, i sammarinesi, gli italo-americani, gli italofoni, tutti coloro che hanno abbracciato i valori e lo stile di vita italiano. Hanno cittadinanze diverse, vivono in paesi e società distanti tra loro, culturalmente e geograficamente, parlano lingue diverse, ma sentono in modo simile. I flussi migratori, per secoli, hanno alimentato questa comunità diffusa. Oggi possiamo leggere questi flussi non più come una diaspora, ma come un processo che ha messo le basi per un nuovo popolo glocal. Quasi ogni nazione è oggi popolata da una molteplicità di diaspore, segnata dal doppio processo di immigrazione ed emigrazione, di partenze e di arrivi. L'italicità emerge da ogni angolo del globo.
Il mondo di oggi è permeato e ibridato dagli italici che oggi lo vivono e che lo hanno vissuto nei secoli scorsi. Non esiste nazione che non sia entrata in contatto con lo stile di vita e il saper fare italiano, l'Italian Way of Life and Feeling. La comunità italica non ha passaporto, frontiere o confini territoriali e per questo motivo non ha nemmeno un'unica lingua. Quella italica è una comunità pluridentitaria e plurilinguistica. Alcune parole italiane sono state incorporate e metabolizzate in altre lingue nei campi più disparati, anche se a volte non ci sarebbe neppure bisogno di parlare. La comunità italica conta molte più persone rispetto ai 60 milioni di cittadini italiani. Si stima che siano addirittura 250 milioni. Una comunità che da sempre cerca un modo di comunicare, creare relazioni, restare in contatto. Infatti nel mondo ci sono circa 70 Little Italy, più di 1000 testate giornalistiche definibili italiche e più di 10.000 siti web dedicati alle comunità italiane e italiche nel mondo. E se tutte queste persone potessero incontrarsi attraverso una piattaforma tecnologica? E se la tecnologia potesse creare una rete di contatti e di relazioni, annientando le distanze geografiche e i confini territoriali e creando un grande mercato globale? $250 milioni. $250 milioni di chi? Bene, per i talici, questo aggettivo un po' insolito, noi indichiamo coloro che hanno un legame, anche solo parziale o indotto, con l'Italia, ma soprattutto tutti coloro che, indipendentemente dal passaporto o dalla nazione dove sono nati o dalle culture da cui provengono, sentono in modo italico, hanno un certo modo di concepire la vita, i rapporti con essa, e valori, stili di vita analoghi a quelli di noi italiani autentici. Questo libretto, Svegliamoci Italici, scritto da Piero Bassetti, racconta il modo con cui siamo arrivati a questa conclusione, che prende le mosse, come diceva Annalisa, dal fatto che con la globalizzazione in atto i confini che esistevano fra stati, perché erano gli stati nazionali prima che connotavano la geografia, si è arrivato ad un cambiamento dal basso, quindi alla realizzazione di uno sviluppo di reti sempre più funzionali e del tutto transnazionali. Addirittura c'è un autore indiano, il quale ha recentemente scritto un libro, ne ho qui la copertina da farvi vedere da lontano, l'amico Parag Khanna, qualcuno di voi forse lo conosce, ha scritto questo libro che sostiene che la geografia è sostituita dalla connectografia. Questo è uno dei modi con cui si può descrivere il modo trasversale con cui oggi i rapporti fra esseri umani nascono. L'altro è quello invece di individuare dei sistemi di valori, appunto, delle specie di commonwealth valoriali in cui tutti quanti, in qualche modo, a cui tutti quanti partecipano. Noi appunto abbiamo ragionato su questo concetto di italicità, arrivando a esprimere un'idea che esiste una identità globale, trasversale, una civilizzazione, e abbiamo ragionato su questo argomento in sede ONU. Il 17 del novembre del 17 abbiamo chiesto ospitalità all'ONU, che ci ha consentito di fare appunto una presentazione del concetto di civilizzazione, e abbiamo quindi chiamato anche persone che provengono da altre civilizzazioni, un germanico, un ipponico, un ispanico, ma noi abbiamo anche sostenuto con un po' di alterigia, ma mica tanta, che l'italicità sembra avere delle caratteristiche culturali particolarmente attraenti. Marginalmente, forse, il fatto che girando il mondo si vedono delle insegne che usano l'italiano invece del luogo locale, il fatto che ci sia un certo modo anche di concepire i rapporti fra la musica e il modo con cui si canta. Anzi, a questo proposito io ho un bel episodio da raccontarvi. Siamo in 1980 circa. Tokyo
era collegata all'aeroporto, non ancora con la metropolitana, ma c'erano degli autobus molto puntuali. Io lo prendevo sempre perché andavo spesso a Tokyo. Un certo giorno salgo sull'autobus, mi metto in uno dei primi posti, prendo un libro italiano e comincio a leggere. Mi si siede vicino una splendida signora asiatica, che poi ho saputo essere coreana. Io leggevo e lei a un certo punto, sapete cosa fa? Canta. Oh sole mio, stai fronte... Conoscete? Beh. Allora io dico, sorry, why you are speaking Italian? E lei mi dice, io sono nome e cognome, ed era una cantante come ai nostri tempi, Nina o Nilla Piffi, importantissima. Ho un cancro alla gola e quindi non posso più cantare. Però ho un po' di voce e ho chiesto alla radio coreana di darmi un'ora di massimo ascolto perché voglio insegnare ai coreani a cantare. E io ovviamente utilizzo le canzoni del vostro paese, anche perché forse non lo sai, coreano e italiano hanno sono delle lingue vocaliche, nel senso che il suono esce con la vocale e questo permette di poter cantare. Non a caso ci sono molti cantanti coreani. Bene, ora andando avanti appunto nel discorso, noi abbiamo ritenuto di costruire una serie di eventi didattici, abbiamo costruito la Scuola Italica proprio con l'obiettivo di trasferire questo valore aggiunto appunto che può essere utile. E non a caso, per esempio, nell'ultima Summer School che abbiamo fatto a Venezia abbiamo avuto 14 studenti, compresi anche due docenti universitari, di cui soltanto 4 italiani, e gli altri 10 che venivano da diversi paesi del mondo, i quali sono venuti e parlano in italiano per capire in che modo, oltre a conoscere la lingua perché l'hanno studiata, possono sintonizzarsi con questo modo di essere italico. Ecco, e noi abbiamo costruito questa serie di lezioni che ora ripetiamo a Milano, anzi al Collegio di Milano, utilizzando degli esperti in 5 discipline che abbiamo definito i 5 doghe della botte italica, quindi la gastronomia, la musica, come dicevo, il design, la moda e l'arte. Abbiamo individuato delle caratteristiche di questi fenomeni, di queste discipline, che sono tipicamente italiche. E su una di queste, che fa parte del mio mestiere, vi intrattengo per qualche secondo e poi cesso. Vi parlo di design e vi dico che il design italiano nasce per una circostanza favorevole che non esiste in nessun altro paese. Anzi, la prendo alla lontana. L'umanesimo, il Rinascimento, sono fenomeni che sono nati grazie al fatto che c'era una committenza ambiziosa, ricca, desiderosa di eccellenza, e che quindi ha creato i presupposti, questo soprattutto in Lombardia devo dire, addirittura Monza e Brianza, per cui l'artigianato locale è diventato molto di grandissima qualità. Hanno introdotto nel DNA dell'artigiano italiano, in questo momento conosco la Lombardia quando parla di quella, questo DNA di perfezione. Bene. Il design italiano nasce perché c'è un imprenditore illuminato, sagace, che coglie i segnali deboli del mercato che chiedono dei prodotti che prima non c'erano e che dialoga con un designer, con un architetto. Il fenomeno è nato in realtà a Milano, dove dopo la guerra, subito dopo, c'erano degli architetti bravissimi che però non avevano lavoro perché non c'erano i soldi per costruire gli edifici e si sono quindi concentrati sugli oggetti. Quindi l'imprenditore parla con il designer, l'architetto, talvolta anche senza usare la stessa lingua. Come voi sapete, ci sono molti designer stranieri che lavorano in Italia. Faccio un nome per tutti. Philip Stark è noto a qualcuno? Sì, bene, allora Philip Stark, un certo giorno eravamo insieme a New York ad una conferenza stampa e una intraprendente giornalista americana ha detto: "Why you are a French designer and you work only in Italy?" E lui ha risposto in francese.
Posso? Je suis un designer italien qui par hasard est né en France. Sono un designer francese che per caso italiano che per caso sono nato in Francia. Perché? Perché l'imprenditore italiano ha offerto ai talenti anche di altri paesi una capacità di fare esprimere i talenti come i committenti di Rinascimento. Bene. Ora il dialogo fra l'imprenditore e il designer diventa un trialogo, perché chiamano sempre il prototipista che deve immediatamente materializzare in una ipotesi tridimensionale l'idea, in modo da verificare subito che l'idea è interessante per l'azienda, che è interessante per il designer. Bene, questo modo, appunto, che è soltanto italico, è un esempio preclaro di cosa significa avere un modo di ragionare, di comportarsi, di esistere, di sentire, di gioire italico. Allora, grazie a Rodrigo Rodriguez e per questa sua passione che ci comunica e per questo lavoro che fa di tenere, tra virgolette, alta la bandiera dell'italicità, ma in un modo assolutamente serio, scientifico e aperto a tutte le dimensioni della cultura. Quello che ci ha detto ci dà il passaggio all'ultimo momento di domanda che porremo noi qui dal tavolo e poi lasceremo la parola a voi ragazzi, perché quello che è forse il senso più sintetico della nostra modalità di abitare il mondo di noi italiani è la bellezza, il sentimento della bellezza che tutto il mondo ci invidia e come diceva prima il professor Mazzarella, ha detto una cosa che mi ha colpito: la madrelingua resta il vettore dei valori principali per noi soggetti, per noi italiani in particolare, perché nella madrelingua si veicola questo senso misteriosamente denso, intenso di bellezza che ci rende invidiati nel mondo. E passo al professor Givone, Sergio Givone, che è docente di estetica all'Università di Firenze, per chiedergli proprio questo: che rapporto c'è tra linguaggio e arte? Che tipo di linguaggio è l'arte? Come l'arte guarda il mondo? Come lo esprime? Come esprime quella rete di significati che è il nostro stesso linguaggio in una forma compiuta che non è parola, quindi che non ritaglia il mondo nel concetto, ma ce lo dà in un'opera, ci dà la verità forse tra le mani. Però non le rubo gli argomenti e le lascio la parola ringraziandola di essere qui. Sì, l'arte. Arte e linguaggio. Che linguaggio è questo particolare, particolarissimo linguaggio che è l'arte? Un linguaggio appunto molto particolare. E nessuno meglio di un filosofo che conosceva bene questi luoghi, abitava poco lontano da qui, il grande, grandissimo Vico. È davvero questo un luogo, ha ragione l'assessore, un concentrato di filosofia come forse non ce n'è altri al mondo. E proprio lui, meglio di qualsiasi altro, ci ha spiegato che il linguaggio è l'arte. Che cosa distingue, per esempio, il linguaggio artistico dal linguaggio scientifico? Il linguaggio, come sapete, è uno strumento di comunicazione. E ce ne sono tanti gli strumenti di comunicazione, quindi tanti linguaggi. Ma ogni linguaggio è sempre Vico, è farina del suo sacco a dircelo, ogni linguaggio è formato da tre elementi e questi tre elementi che compongono il linguaggio sono il segno, il senso e il significato. Prendiamo il linguaggio scientifico, la chimica. Che cosa mi dice con quel particolare linguaggio che sono le formule della chimica? Che cosa mi dice la chimica di questo minerale contenuto in questo bicchiere? Che qui abbiamo a che fare con due H2O. Questo è il linguaggio, questo è il simbolo. Qui abbiamo a che fare con due molecole di idrogeno e una molecola di ossigeno. Da questo ricaviamo che il linguaggio della scienza è un linguaggio formato sì
da tre elementi come ogni altro linguaggio, ma che ne privilegia due. Lega il segno o simbolo, H2O, a un significato, cioè a un contenuto preciso, riconoscibile, verificabile, della cosa. Quel contenuto a cui il segno fa riferimento, mettendo per così dire tra parentesi il senso. Nessun chimico si chiederebbe che senso ha questo bicchiere d'acqua. Questo bicchiere d'acqua è H2O, è quello che è. Questo dice il linguaggio della scienza, questo dice il linguaggio della chimica in particolare. Però poi magari c'è qualcuno che la domanda che lo scienziato ha messo tra parentesi, che senso ha, se la fa. Voi direte, ma è un po' strano questo qui. Chi è che si chiede che senso ha l'acqua? Se lo chiede il poeta che usa il linguaggio, come diceva bene il professor Mazzarella, poeticamente, cioè ponendo la domanda proprio sul senso della cosa. Che senso ha l'acqua? Nessun senso? E se io rispondessi così, chiuderei gli occhi di fronte a qualche cosa di troppo importante, perché è proprio guardando l'acqua che io, per esempio, vengo in chiaro del senso della mia vita, del fatto che sono acqua, che vengo da lì, che l'acqua quindi è vita, che l'origine della vita è l'acqua. E quando questi strani personaggi che uno usa il linguaggio artistico, per l'appunto, lasciando cadere l'accento non sul rapporto tra segno e significato, ma sul rapporto tra segno e senso, compiono un'operazione molto ma molto importante, perché mi invitano a interrogarmi su qualche cosa su cui invece le altre forme di linguaggio tacciono. Mi invitano a interrogarmi sul senso della vita e mi dicono le cose più strane. Mi dicono che l'acqua è abitata, Eugenio ha usato spesso questo termine e lo uso anch'io, il linguaggio come quello che ci abita, come il luogo che noi abitiamo e così via. Bene, il linguaggio della poesia ci dice che l'acqua è abitata da presenze che nessuno scienziato, che nessun chimico può verificare, ma che ci sono, presenze divine, intendendo per presenze divine quelle che presiedono, che reggono i nostri destini, gli dei della vita, le naiadi. Allora, da questo punto di vista potremmo dire, va bene, ho capito, c'è il linguaggio che ci dice come stanno effettivamente le cose e c'è il linguaggio che invece inventa, che racconta storie, racconta favole, verissimo. Nessun poeta pretende che le sue favole siano vere, vere nel senso in cui è vero che questo mirale è due molecole di ossigeno e una molecola e due molecole di idrogeno e una molecola di ossigeno. Ma dovremmo per questo dire che mentre il linguaggio della fisica, della chimica, della biologia, insomma delle scienze, ha a che fare con la verità, mentre il linguaggio della poesia non ha a che fare con la verità? Qui già la cosa diventa un po' più problematica, perché se io leggo una poesia, magari una poesia che ho scritto, adesso non più, ma quando, come credo più o meno tutti, al liceo scrivevo poesie e leggevo la poesia al mio amico più caro e quello diceva, vedevo, si addormentava, che noia. Io mi sentivo profondamente offeso, perché se non è questione di verità, non è questione di niente, è questione solo di capriccio, di fantasia. Andate al cinema con un amico che vi è caro, con una persona che vi è cara, a teatro. Assistete a quello spettacolo, non c'è niente di vero, sono storie che qualcuno si è inventato. Nessuno va al cinema credendo di vedere qualche cosa di reale, di realmente esistente nel momento in cui il cinema, il film viene. Eppure guardiamo entrambi quella cosa, quello spettacolo, usciamo, le reazioni sono diverse,
A me è sembrato di aprire gli occhi sul mondo, di vedere cose che non avevo mai visto, di essere diventato un altro. Questo è l'effetto che fa una grande opera d'arte, anche un film. E il mio amico invece è rimasto lì tiepido e io sono offeso. Mi viene voglia di dargli un pugno, adesso non è il caso, ma insomma mi sento offeso dal fatto che lui non condivide un'emozione che evidentemente non è soltanto un'emozione capricciosa, ma è un'emozione che si interroga su qualcosa che ha di più che la verità, si interroga sul senso della vita. Ecco, l'arte è questa strana cosa, è questo strano linguaggio, è questo strano operatore culturale, motore di cultura, che produce favole, la parola esatta è favola, realtà, rappresentazioni del mondo che non pretendono di essere vere e tuttavia sono più vere del vero, perché sono quelle, anzi sono le sole, che ci permettono di aprire davvero gli occhi sul mondo, che ci permettono di interrogarci sul senso del mondo. Nessun medico, nessun chimico, biologo, anatomopatologo o altro che sia, si interrogherà mai in quanto tale, in quanto scienziato, sul senso di un cancro. Vuole sapere che cos'è un cancro. E proprio mettendo tra parentesi la domanda sul senso di quella cosa lì che chiamiamo cancro, lui riesce a dire esattamente che cos'è, così come il chimico, mettendo tra parentesi la domanda sul senso dell'acqua, riesce a dirmi esattamente che cosa l'acqua è. H2O, due molecole di idrogeno, una molecola di ossigeno. Ma così facendo, cioè parlando da medico, parlando da scienziato, lascia aperto lo spazio, che è uno spazio immenso, dell'interrogazione sul senso. E chi il cancro lo vive in prima persona, perché lo patisce, perché gli è arrivato, perché non se l'aspettava. E che cosa si chiede se non che senso ha? Certo, gli importa che qualcuno gli faccia una diagnosi esatta, ma il problema è perché a me, che cosa sta succedendo? È come se il mondo si squarciasse e questa domanda sul senso gli facesse aprire gli occhi sul mondo stesso. Starà lui poi a decidere come reagire, che conclusioni trarne, ma intanto ha aperto gli occhi sul mondo. Ecco, i poeti sono questi strani personaggi marginali, strani per l'appunto, perché passano la vita a raccontare storie, a volte a raccontare cose che non sono neanche storie, che sono allusioni, metafore, enigmi, e tuttavia compiono, che questa in fondo mi pare la domanda, un'opera terribilmente importante. Torniamo e concludo questa prima tornata al nostro grande, grandissimo filosofo. Guardate, mi rivolgo a voi ragazzi, forse il più grande che l'Italia abbia avuto, e ce ne sono stati altri grandi, grandissimi. Qui appunto lo si diceva prima, queste scale le faceva Giordano Bruno probabilmente, lui, tanti altri, lo stesso Vico è stato qui più di una volta, anche se veniva guardato con sospetto dai suoi colleghi che non gli hanno mai voluto dare la cattedra di filosofia. E sapete perché? Perché lui si occupava di arte, questa cosa che ha a che fare con la verità, ma mica tanto, ha a che fare con la poesia e dunque con qualche cosa di capriccio, e gli hanno dato la cattedra di retorica. E qui invece, dove erano i filosofi, i teologi soprattutto, a riunirsi, il povero Vico, con suo grande dispiacere, veniva tenuto lontano. Ma insomma, è lui a dirci forse la parola più profonda rispetto al problema che ho cercato di farvi vedere. Dice Vico, certamente noi abbiamo bisogno di sapere chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, le grandi domande della metafisica. Domande che però è la scienza ad avere raccolto
E badate, a queste domande la scienza ha risposto. La scienza ci dice da dove veniamo. Veniamo da là, dal caos, o per meglio dire dal caso. Veniamo, per dirla con le parole di Vico, dalla selva oscura. Eravamo quei bestioni che poi non siamo più stati, ma sempre di nuovo rischiamo di tornare a essere, come sapete. E questo ce lo dice la scienza, che veniamo da lì, dove siamo bestie feroci, gli uni contro gli altri armati, con un'unica fissazione di sopravvivere a scapito di tutti gli altri. Siamo questa cosa qui. Su questa risposta non c'è santo che tenga, non si può girare l'ostacolo e dire ah sì, però magari non è esattamente così. Ma il fatto che noi siamo quelli che siamo e che la scienza ce lo riveli, che l'antropologia porti alla luce la verità del nostro essere, non implica, anzi, vuole una ulteriore, più ampia, chiamiamola così, apertura di senso. Che cosa è accaduto là nella selva antica, dove che è il nostro luogo di origine? È accaduto un giorno che un fulmine squarciasse la ingens silva, la selva nella quale abitavamo. E qualcuno, Vico usa una parola bellissima, non si sa come, perché, anzi lo possiamo immaginare, perché per lo stupore che non sapeva comunicare, perché non aveva le parole, ma in qualche modo sì. Qualcuno resta lì, ammutolito. E che cosa fa costui? Prima muto, ammutolito, poi a gesti, e poi danzando cerca di dare una risposta a quello che lo ha riempito di stupore e di terrore, anche insieme con gli altri. Nasce una primitiva comunità civile. Attraverso che cosa? Attraverso una finzione artistica, un gesto, un movimento, una danza di alcuni bestioni, come li chiama lui, che stanno lì e si chiedono, di fronte a questo squarcio che si è aperto nella selva antica, a chiedere perché, che senso ha, che cosa sta accadendo, da dove questa luce. E badate, si danno anche delle risposte questi signori, il caso di chiamare, perché non sono più dei bestioni, sono già un po' inciviliti, e infatti danzano, si scambiano delle, da mutoli che erano, qualche parola, incominciano a scambiarsela. E che risposte si danno? Beh, di nuovo, delle risposte che lascerebbero uno scienziato molto perplesso, risposte che non corrispondono a una verità oggettiva. Si dicono che un Dio, una potenza dall'alto, gli ha voluto comunicare qualche cosa e loro cercano di decifrare questo qualche cosa. Ed ecco che decifrano questo qualche cosa. E come lo fanno? Raccontandosi storie, raccontandosi favole. Storie, favole, favole su favole. E questa è la nostra vita. Così facendo noi siamo diventati quelli che siamo diventati, uomini civili, raccontandoci storie. Chiede Vico, dov'è la verità? La verità più profonda dell'uomo. È quella che dice, tu non sei nient'altro che un bestione, torna là da dove provieni. E infatti la guerra sempre di nuovo ci ributta là da dove proveniamo. E certamente è una verità su di noi. Il linguaggio scientifico ci dice questa verità su di noi, amara finché vogliamo, ma verità. Il poeta ne dice un'altra. Dice, noi fatti non foste per vivere come bruti, non siamo fatti per restare lì, siamo fatti per diventare quelli che siamo diventati, siamo fatti per diventare uomini,
E diventare uomini vuol dire uscire da uno stato di brutalità animale che fa di noi quelli che noi non siamo, perché noi non siamo quelle bestie, noi siamo uomini. Come lo siamo diventati? Raccontandoci delle storie. Ma allora voi capite bene che le storie sono ben altro che semplici eppure storie. Le storie sono ben altro che semplici eppure fandonie, favole, miti. Sono il contenitore stesso del senso della nostra vita, di quello che noi siamo destinati a essere. E quindi alla domanda di Vico, dov'è la verità? Certamente, o meglio, chi ne dispone? Certamente la scienza, e dobbiamo stare ben attenti alla verità della scienza, mai disprezzarla, perché solo quando l'avremo conosciuta veramente a fondo noi potremo aprirci anche a un orizzonte più ampio. Ma la verità sta anche là, dall'altra parte. Direte, ma la verità è una, cos'è questo? Conflitto delle verità? Sì, signore, è la verità alle spalle larghe, sopporta la contraddizione. Tanto la poesia quanto la scienza sono in rapporto, ciascuna a loro modo, sono in rapporto con la verità, perché la verità non è né di esclusiva pertinenza della scienza e tantomeno di esclusiva pertinenza della poesia. La scienza e la poesia sono entrambi linguaggi, e anche tutti gli altri, entrambi linguaggi che ci mettono in rapporto col più ampio orizzonte in cui noi diventiamo quelli che siamo destinati a essere. Questo. Abbiamo 10 minuti per porre le nostre domande, le vostre domande ai nostri due ospiti filosofi e al nostro ospite designer. Quindi senza indugio, scusa Annalisa, prendo il timone, venite qui dove sono io e fate la vostra domanda, che avrà una risposta molto sintetica, perché salutiamo l'assessore che intanto ci lascia. Forza ragazzi, abbiamo 10 minuti per porre una domanda. Siete abitati dalla stanchezza della mattinata, ma abbiamo ascoltato cose che aprono. Io vorrei fare una domanda al professor Mazzarella, se nessuno... Certo. Sintetici. No, molto molto sintetici. Innanzitutto vi ringrazio per quello che avete costruito e che state costruendo tra voi del Festival e voi di Romana Disputazione. Io sono particolarmente contento sul piano personale perché io sono figlio del Festival e sono venuto da voi, quindi è una cosa straordinaria. Volevo fare una domanda al professore Givone. Il linguaggio scientifico dice il significato, la verità. Il linguaggio poetico dice il senso, la verità. Il ruolo e il posto della filosofia qual è? Visto che la filosofia ha a che fare con i poeti e gli scienziati. È soltanto il ruolo dell'arbitro? Dice scontratevi, confliggete fra di voi, però poi non prevaricate gli uni sugli altri. E poi la domanda al professore Mazzarella. Se noi siamo legati alla lingua madre anche dal punto di vista emotivo e valoriale, e che facciamo fatica a uscire dalla nostra lingua madre per incontrare le altre lingue, non corriamo il rischio poi di far passare il messaggio che non c'è comunicazione vera tra i soggetti umani? Grazie. Sarò tiranno, avete 5 minuti a testa. Sì, la filosofia è l'arbitro, forse non è neanche... neanche questo, Hegel diceva, è quella che viene al tramonto, quando oramai tutto quello che doveva capitare è capitato. La filosofia è la nottola di Minerva. La filosofia è quella che ci permette di capire quello che Vico ha capito così bene, anche se non gli avevano dato una cattedra di filosofia, ma solo di retorica. La filosofia, da questo punto di vista, altro non è che la scienza del linguaggio. La scienza è la poesia al tempo stesso. È
l'arte del linguaggio. Noi ameremmo dire, forse non dallo stesso punto di vista, ma la filosofia è ermeneutica, è interpretazione dei vari linguaggi della scienza, della poesia e tutti gli altri. Non può pretendere di produrre scienza, non può pretendere di produrre poesia. C'è stato chi così ha concepito la filosofia. La filosofia deve essere, l'unica filosofia possibile è la logica matematica, per esempio. Ma a quel punto che cosa me ne faccio della filosofia? La logica matematica basta e avanza. La filosofia, Wittgenstein lo ha mostrato perfettamente, una volta che si è risolta totalmente in logica matematica, non ha più ragione d'essere e possiamo lasciarcela alle spalle. Allora si dice, benissimo, la filosofia a quel punto diventa una sorta di poesia, e perché rubare il mestiere ai poeti? No, la poesia è arbitro, la poesia deve stare dietro le quinte. Il mondo va avanti da solo, gli scienziati fanno benissimo il loro lavoro, gli artisti fanno benissimo il loro lavoro, non c'è niente di più sciocco che pretendere che il filosofo vada a insegnare, cosa che è anche avvenuta, e non raramente, a insegnare allo scienziato a fare lo scienziato e al poeta o all'artista a fare l'artista. Il mondo va avanti da sé perfettamente senza la filosofia, ma a portare alla luce quella che è la trama del mondo, trama del mondo vuol dire logos. Logos, uno degli etimi di questa parola, che è il cuore della filosofia, è proprio trama. Bene, a portare alla luce la trama, vogliamo dire logica, diciamo pure logica, ma non nel senso della logica matematica o della poetica, nel senso vasto del logos, a portare alla luce questa trama che tiene insieme tutte le cose e che mette tutte le cose, siano le cose della scienza, siano le cose della poesia, in rapporto con quel più ampio orizzonte che è la verità, è la filosofia. Non è un compito da poco, ci aiuta a venire in chiaro di qualche cosa che può benissimo restare nascosto, il mondo andrebbe avanti lo stesso, ma forse portarlo alla luce aiuta a far luce sulla nostra vita. Sì. Grazie. Io prima di rispondere alla mia domanda vorrei fare una nota a margine a una cosa, perché è totalmente vera, che ha detto Sergio Geone, cioè questo bellissimo esempio dell'acqua, no? La scienza si dice che l'acqua è, insomma, risolta, cioè H2O la mette nell'ordine del segno e del significato, mentre il senso è più evanescente. Ecco, è talmente vero, provate, c'è una famosa canzone di Petrarca, chiare, fresche, dolci acque, dove il mio corpo fanciulletto giacque, provate a ridirla in H2O a 7 gradi centigradi, il mio, cioè, un disastro totale. Da questo punto di vista la butto in modo molto violento: è più universale e comprensibile il linguaggio della scienza o il linguaggio della poesia? Per tutta una serie di ragioni penso che sia più comprensibile il linguaggio della poesia, e lo dico così, nel senso che questi versi di Petrarca, chiare, fresche, dolci acque, dove il mio corpo fanciulletto giacque, è in grado di capirli ogni uomo che una volta almeno si sia sciacquato la faccia in un momento di difficoltà. Capisce immediatamente che cosa Petrarca voleva dire, no? Questo è dire. Però adesso vengo alla domanda inquisitoria: ma allora la lingua, cioè, certamente la lingua svolge una costruzione dell'identità, e l'identità è una tensione con l'altro che ci abita e con l'altro con cui ci confrontiamo. Quindi certamente quando dico che la lingua è portatrice di valori morali, lo dico nel senso che è una sorta di deposito
emozionale della nostra identità e dignità di uomini in quella cultura. C'è un esempio molto bello in Primo Levi, così se un uomo con i prigionieri nel campo ridotto a sottouomini, Levi tiene in vita i compagni insegnando Dante, e misi mei per l'alto mare aperto, fatti non foste a vivere come bruti, cioè c'è questo passo bellissimo, no? Tenere lezione nella lingua materna per tenerli vivi. Però, per rispondere anche più nel merito della domanda, il tema è, cioè ogni cultura, c'è una differenza tra cultura e civiltà, no? Le culture sono, come dire, io le intendo, vanno intese in modo equivalente. La cultura è il modo funzionale in cui una comunità, un popolo, abita il suo spazio. E quindi è una prestazione di esistenza che, come tale, se funziona, ha uguale valore in tutte le culture. In altri termini, la cultura degli eschimesi, che è adatta a vivere l'Alaska, è del tutto equivalente, da questo punto di vista, funzionalmente, alla cultura dei romani che abitavano l'impero romano. Bisogna sempre tenere fermo questo punto, perché non c'è una cultura superiore alle altre, per dirlo così. Però qui entra in campo la questione invece civiltà, sono quei prodotti, quei valori comportamentali, valoriali, spirituali di una cultura che invece possono avere una gerarchia. Però questa gerarchia, e questo è il punto interessante e decisivo rispetto alla domanda che mi facevi, non ce la diamo noi, altrimenti saremmo nazionalisti, populisti e tutto il peggio che c'è. Ma i valori di civiltà sono veri quando ce li riconoscono gli altri e quindi li assimilano e li accettano. E quindi entriamo in un'empatia, lo dico molto banalmente. Noi napoletani, che siamo un po' confusionari, andiamo al nord, a Lecco, e se non ci capita l'esperienza di raccontata in modo pindarico, praticamente da De Crescenzo, sono stato a Lecco, non so se era Recco Varese, era una pace, tutto tranquillo, mi sembrava il cimitero di Poggioreale. Ma in realtà, per uscire fuori dalla battuta, noi andiamo, sono stato in Germania, per la miseria era pulito dappertutto, e quindi io quello lo vedo come un fatto di civiltà, no? Però so bene che amici tedeschi che vengono a Napoli, e magari, come dice Bernardo, carta straccia, Daniele, no? Napoli è una carta straccia, Pino Daniele, vengono qui e per loro la civiltà è proprio l'empatia. Per cui credo che, diciamo così, nel dialogo tra le culture, quello che noi possiamo mettere in campo è il riconoscimento degli elementi di civiltà, di quei punti in cui ogni cultura ha una differenza che noi possiamo accettare e in cui possiamo convivere e costruire. Dico solo che le cose che ci stiamo dicendo oggi pomeriggio sono veramente dense e aprono tantissimi percorsi di ricerca, quindi ci sarà la possibilità poi di riascoltare questi interventi dei nostri tre relatori e ricomprenderli ancora più in profondità. Lo dico per me, lo dico per i colleghi presenti, per voi ragazzi, che è impegnativo stare al passo con le loro parole.